E ciao ragazzi, siamo tornati con un nuovo video di Clash Royale. Allora, ho giocato anche Clash of Clans, anche se credo che l'abbiamo non sia un gran clone. Non lo so perché abbiamo giocato Clash of Clans, alcuni problemi dell'audio, probabilmente risolverò. Comunque, abbiamo due slot vuoti di bauli che ci andiamo a prendere, però prima io devo far vedere una cosa, che è una... Cioè, è un sito che vi fa vedere che bauli avrete e voi mi potete dire anche che ci sono molte app che comunque lo fanno vedere. Però questo qua ti dice anche il baule leggendario e il baule super magico, quando lo troverai e quando non lo troverai. Perché ogni giocatore ha una lista dei bauli da trovare diversi. Cioè, uguale per alcuni bauli comuni, però i leggendari, super magici e l'epico sono diversi per ognuno. Ora, non molto tempo fa, comunque, a me, io ho trovato il super magico, il baule. Però, ora, prima ho visto, però ora guardate voi stessi e ci vediamo sul sito direttamente. Okay, il sito si chiama Stars Royale. Intanto voi mettete il vostro tag giocatore e vi dice tutto, vi dice il livello, vi dice, vi dà il coso, il nome del vostro clan e lo stemma, tutti i dati, vedete, ok. Praticamente, e qua mi dice i bauli che avrò. Il prossimo baule sarà argento e poi ci sarà un baule d'oro. Poi qua dice gli altri bauli, tra, per esempio, tra 14 bauli avrò un baule gigante, tra 24 bauli avrò il super magico, 46 sarà per il baule magico, 56 per l'epico e 154 per il leggendario. E per quello manca veramente tantissimo, però comunque prima o poi ci arriveremo. Vedi, poi dice le vittorie che avete fatto, le sconfitte, le corone, tutto. E poi se andate qua vi dice anche il clan, le cose del clan. Ok, su tutti i clan in cui siete entrati. Vabbè, ora non merita a tutti. Comunque, cioè, dice tutti i membri del clan, i dati dei membri del clan. Per esempio, se io clicco su un a caso, tipo questo qua, mi dice, dice comunque che non lo posso fare, però comunque gli dice quanto hanno donato. Più o meno queste cose le potete già vedere, però comunque può aiutare. Allora, ora andremo a vedere se, se sono giuste le cose che dice su questo sito. Mi ha detto un baule d'argento e poi quello d'oro. Allora andiamo su Clash Royale, lo andiamo ad aprire e vediamo un attimo. Ok, credo che sia giusto perché comunque l'ho già fatta questa cosa. Perfetto. Allora, come vedete io ho due bauli qua. Intanto andiamo a cominciare a sbloccarne uno d'argento e andiamo subito in battaglia. Vediamo un attimo di trovo. Ok, siamo contro Giulio. Perfetto, io direi cominciate subito cattivi con il barba di cicella del domatore da un altro. Io si prende solo il barba di cicella perché il domatore mi farà moltissimi danni. Ok, perfetto. Comunque, ora vediamo un po'. Io partito con quella mongolfiera che mi ha dato tra due uomini. Sì, mi sa che lui ce l'ha presa, però ora lui non va a prendere l'altra, la faccia sua. Allora, vediamo un po', perfetto. Ora una sua torre è andata giù, allora lei sta prendendo qualche danno, però ora mi sono in vantaggio, perché la sua 1251
tiriamo i barboni scelti, teniamoci pronti subito la zappa, che utilizzeremo ora, anche se non ha molto senso, però intanto quello che si arriverà, contrastate un attimo. Tiriamo il motore sempre dall'altro lato, in modo tale che anche la seconda torre la prendiamo. Perfetto. Ora restiamo in difesa, puntiamo le tre corone, però noi puntiamo le tre corone ovviamente, perché lui c'è il deck mastino. Perfetto. Continuo a sgarrare un po' subito giù. Lui gira il suo, zappiamo e mi sono proprio facendo da giù. E purtroppo io il deck mastino mi costa abbastanza, Comunque ora lui si è pareggiato, perfetto. 2-2, vediamo un po' che possiamo inventare. Barba di scelti qua, per il legge di qua. Vediamo un attimo. Perfetto, per la torre, intanto a casa mi ha detto. Ah, mi sono dimenticato di dire, trovate la seconda fuori legge. Intanto che tiro il domatore, che spero mi tiri sulla torre, ti prego tira laggiù. Ok, abbiamo vinto, cioè è una partita in fondo perché lui c'è un bordello di roba là, la torre sempre arrivata a 207, infatti dove è un bollo d'argento. Ora se troviamo il bollo d'oro significa che più o meno che su che è esatta la cosa. Anche se non ci sta nessun baule speciale, quindi sarebbe più facile con un baule speciale. Ok. Allora. Partiamo subito con il domatore, se guardi da un lato la ferita dall'altro. Che zitta zitta i suoi danni, li fa lui se erano pipistrelli. Però non mi sembra una cosa tanto buona, perché il domatore comunque fa molto più danni. Cioè, ci vuole un bel po' di cristalli per buttarlo giù, quindi intanto la sua torre e poi si è andata giù con un semplice domatore sguardi. Ok, e la sua torre non l'ho giù perfettamente, anche se mi può essere un pochino troppo offensivo, però comunque mi piace molto giocare così offensivo subito, così prendiamo spesso le tre corone come avete visto, perché comunque in questa parte di arena che sto giocando vedete che tutti hanno dei deck molto offensivi, quindi essere difensivo può essere una buona mossa, ma perché comunque visto anche prima che l'altro aveva carte molto offensive, ma non è di ripetere fatto delle vostre perfette e quello potrebbe essere un grosso problema. Però noi attacchiamo, senza scoraggiarci. Attacchiamo il barba di scelti là. Qui si tira la seconda parte, però non è un problema. Proviamo il mega sbirro e una tronca che lo allontana un pochino. Tiriamo pure la zappa. E in teoria non dovremmo perdere la bella. Ok, non l'abbiamo persa, almeno la attacca. Ok, intanto la sua torre è rimasta a 1.500, quindi sta messo molto bene. Facciamo col dottore la parte pulita, cioè dall'altro domatore, così non mettiamo un po' di confusione. Infatti vinciamo pure questa, sempre tre corone. Perfetto. Buon epico. Strano. Vabbè, intanto senti, anche se non mi aveva previsto il baule epico, strano. Non lo so. Anche se ho letto sul sito che poteva anche fare degli errori. Mi sa che questo sito non dice le cose giuste. Oppure alcuni bauli li dà così. Non lo so. Voglio vedere. Voglio vedere se è un errore. Perché mi ha dato sempre i bauli giusti. Questo forse vuol dire che non è tanto giusta la cosa. Oppure mi sono sbagliato a vedere io. Può essere anche questo probabile, perché mi ha aperto questo.
Va bene. Comunque. Ah, giusto, perché questo. Vabbè. Una cosa, intanto mi ero ancora aggiornato, però ho cambiato subito tutto il ciclo, cioè. Quindi forse c'è stato un errore perché non l'avevo ancora aggiornato. Giusto, mi ero scordato di aggiornarlo prima, quindi il baule epico l'abbiamo preso. Va bene. Mi ero scordato semplicemente di aggiornarlo perché vedete, comunque i calcoli non l'avevo ancora aggiornato nemmeno ora. I calcoli sono giusti perché è argento e epico, perché prima di fare il video lo dovrei aver, l'avevo dovuto aggiornare, però mi sono scordato, quindi tanto come dice anche che tra 2 giorni mi daranno un pack arena. Ok, intanto vediamo ora se aggiorno pure le partite, se mi dà le partite di prima, riaggiorniamo pure tutto il profilo. Ok, perché può essere aggiornato ogni 4 ore. Strano, vabbè. Comunque, perché mi ha aggiornato evidentemente da solo. Ok, perfetto. Ah no, giusto, l'ho aggiornato, però ci volevo un po' di tempo. Questo video può concludersi qui e ciao, raga!